Il clima sta cambiando e anche rapidamente. Fa sempre più caldo. Negli ultimi 3 anni sono stati battuti consecutivamente 3 record di temperatura media globale del pianeta. Colpa dell'anidride carbonica e dei gas serra immessi dall'uomo nell'atmosfera, che trattengono il calore dei raggi del sole e fanno salire la colonnina di mercurio. Le conseguenze sono nefaste, precipitazioni sempre più intense e forti periodi di siccità, con effetti devastanti sull'assetto idrogeologico e sulle coltivazioni. In Italia 5.600.000 persone vivono in territori a rischio frane, 9 milioni residenti nell'89% dei comuni della penisola, quelli a rischio idrogeologico. Nella giornata mondiale della Terra, l'Ordine dei Geologi della Campania ha fatto sedere allo stesso tavolo gli scienziati e le istituzioni per affrontare il problema. Nella splendida sala cinese della Reggia di Portici, maggiori esperti di climatologia, meteorologia, geologia e agraria si sono confrontati con i rappresentanti degli enti locali nel convegno Solide radici per un territorio fragile, moderato dalla meteorologa Serena Giacomini e organizzato in collaborazione con il centro Epson Meteo, Italian Climate Network, con il patrocinio tra gli altri del Parlamento Europeo, del Presidente della Repubblica e della città metropolitana di Napoli, proprietaria della Reggia. Sul banco degli imputati innanzitutto dell'uomo sull'ambiente. I cambiamenti climatici sono un regalo che l'uomo si è fatto da solo con l'emissione atmosfera di CO2. Oggi arrivano quantità di acqua sul territorio in tempi brevissimi, ma le cause non sono solo quelle legate ai cambiamenti climatici, sono anche quelle dovute all'abusivismo edilizio, sono anche quelle dovute ad un appropriarsi delle risorse naturali. Ecco quindi la proposta dell'ordine. Noi vogliamo, desideriamo che le istituzioni si occupano di più della programmazione e gestione del territorio attraverso delle figure professionali, quali quella dei geologi, che sono in grado di saper leggere il territorio per le cicatrici che si portano dietro e quella che è l'evoluzione che il territorio può avere nel prossimo futuro. Concetto ribadito anche da Domenico Sessa, consigliere dell'Ordine e organizzatore dell'evento. Unire 3 scienze, geologia, agraria e meteorologia, serve ad avere una voce più ampia per farci sentire dalle istituzioni. A stretto giro arriva la risposta della città metropolitana, che già da tempo ha intrapreso un percorso comune con i geologi della Campania in relazione alle proprie importanti competenze di pianificazione. Siamo qui presenti in prima linea con l'Ordine dei Geologi per discutere sul nostro territorio fragile. È un tema molto serio, specialmente per me che mi occupo di pianificazione urbanistica. Come si fa a pianificare senza conoscere il proprio territorio e come si fa a pianificare senza cercare di prevenire quelle che sono le conseguenze della fragilità del nostro territorio. E ci sono 2 aspetti particolari della fragilità, sia purtroppo il modo non oculato in cui si è gestito nel precedente secolo e anche in questi anni il nostro territorio, quindi il saccheggio edilizio che c'è stato. Il dissesto idrogeologico naturale, dove è chiaro che le manutenzioni e gli interventi dell'uomo e delle istituzioni sono fondamentali, e poi un'ulteriore fragilità che il nostro territorio ha, che purtroppo è una presenza sismica terribile che ha il nostro territorio su 2 lati, no? Quello flegreo e quello dell'area vesuviana. Noi faremo tesoro di questi studi in 2 modi. Uno, firmando un protocollo con l'Ordine dei Geologi per assorbire quelli che sono i loro dati scientifici, in modo che i nostri comuni, i nostri enti locali possano usufruire di studi già presenti su tutti i territori. E poi invitando l'Ordine dei Geologi a partecipare alla stesura della nostra Magna Carta, che sarà quella del piano strategico. Un piano strategico teso a garantire quindi uno sviluppo armonico ed ecosostenibile, a prevenire rischi per la sicurezza dei cittadini, ma non solo. E tutta una serie di altri rischi che si collegano da un lato ad eventi che si aumentano di intensità e di forza, e dall'altro lato anche effetti contrari, prolungati periodi di siccità, di assenza di precipitazioni, che poi portano a gravi scompensi soprattutto dal punto di vista anche della produzione agricola. Scompensi che si traducono spesso in danni notevoli per i coltivatori e per le aziende di trasformazione.
I danni sono importanti sia per l'agricoltura, diciamo, destinata all'alimentazione, sia per l'agricoltura destinata all'esportazione. Non da ultimo, per esempio, le gelate proprio di questi giorni stanno producendo un grosso problema sulla produzione vitivinicola anche qui in Campania. Negli ultimi anni abbiamo avuto dei cambiamenti climatici molto rapidi che hanno decimato anche la produzione. L'ultima di pochi giorni fa, che una forte gelata ha danneggiato parte del raccolto. Questi cambiamenti purtroppo noi non possiamo prevederli, quindi quando avviene il danno purtroppo c'è la perdita. Nel corso della manifestazione, durata un'intera giornata, focus puntato sugli ultimi strumenti scientifici per la riduzione del rischio, ma anche sugli scenari futuri legati al cambiamento climatico, nonché con gli interventi del presidente dell'Ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli e della giornalista Mediaset Anna Maria Chiariello sulla corretta informazione prima, durante e dopo le emergenze, che deve prestare la massima attenzione onde evitare distorsioni e bufale mediatiche. La giornata si è chiusa tuttavia con un messaggio di speranza. È stato piantato un melo, un atto simbolico che servirà a far capire che dalle solide radici questo territorio fragile può rinascere. Anche il luogo in cui l'albero è stato piantato è simbolico, in corrispondenza della Meridiana, il punto in cui si incrociano la retta che viene dal Vesuvio e quella che viene dal mare, il motivo per cui fu scelto proprio questo luogo per la costruzione della reggia di Portici, che per questo evento i geologi hanno preferito a quella di Caserta. La reggia di Portici per due motivi: le bellezze di questo patrimonio che esistono, non solo Caserta, e poi sede del Dipartimento di Agraria. Gli agronomi fanno parte di questa triplice alleanza. Portici è una realtà che bisogna conoscere.